una ragazza sicura e spavalda che decise di sacrificarsi al lupo per proteggere la sua famiglia. Me la ricordavo diversa. Per la puntata di oggi vi parlo di Per il lupo, un retelling che comincia come Cappuccetto Rosso ma che si trasforma in La Bella e la Bestia, ma un po' dark. Ok, un po' tanto dark. La leggenda parla chiaro: la prima figlia è per il trono, la seconda è per il lupo. Questo è l'unico modo per garantire la protezione di Wilderwood, la foresta incantata che protegge il villaggio di Valleida dalle forze oscure. Niamh e Red sono gemelle, ma Niamh nasce per prima. 2 minuti, ma bastano per garantirle il futuro ruolo di regina. Red, invece, è destinata a essere sacrificata al lupo, ma nessuno si aspetta che Red, in quella foresta, ci entrerà di sua iniziativa. È pronta a tutto pur di proteggere la sua famiglia, ma la natura di Wilderwood non è gratuita. Per ogni protezione esige un pagamento e la sua moneta è il sangue. Si dice che l'amore sia o tossico o sano, o malato o delicato, ma Per il lupo ci insegna che il confine tra i due è veramente labile. Ho apprezzato tanto la rappresentazione di quell'affetto che diventa ossessione fino a diventare paranoia. Temo che non se ne parli mai abbastanza. Ci diciamo che vogliamo il meglio per i nostri cari, ma è sempre così. Vogliamo ciò che li rende felici o ciò che noi crediamo che li renda felici? Anna Witten, in Per il lupo, si è fatta la stessa domanda.